Benvenuti al quinto tutorial sul linguaggio COBOL. In questo tutorial andiamo a vedere come creare una piccola rubrica che prenda in input vari dati di uno studente universitario, ad esempio il codice del corso, la matricola, il nome, il cognome, e che stampi poi a video la data e l'orario in cui sono stati inseriti questi dati, e in input prenderà anche la data di nascita. Quindi andiamo a vedere. Allora, ho dichiarato le quattro division e la working storage section dove andremo a inserire i nostri dati. Io direi di strutturarla così: la chiamiamo dettagli studente, il livello più alto, e il primo sottolivello sarà quello relativo al corso e quindi matricola, e sono i primi due sottolivelli. Poi ci sarà un sottolivello chiamato nome studente, in cui ci saranno il sottolivello nome e cognome, così cominciamo a vedere come strutturare i livelli, i nostri dati. E poi ci sarà data di nascita, che sarà suddivisa in giorno, mese e anno. E poi andremo a vedere le altre cose per stampare la data e l'orario, ma lo vedremo nel prossimo tutorial. Cominciamo con il dichiarare che tipo di dati sono. Quindi PIC. Il corso deve essere di 5 cifre, quindi 9 di 5, e così anche la matricola è 5 cifre. Poi nome studente sarà di 20, facciamo caratteri alfanumerici 20 e il cognome di 20. Ah, forse il nome di 20 è eccessivo, facciamo 15. E quindi PIC X di 15, PIC X 20 per il cognome. E poi il giorno sarà PIC 99. Scrivendo così è l'equivalente di scrivere 92. Questa è una cosa che non vi avevo detto. Scrivendo 99 intendiamo che prende in input un numero massimo che va da 0 a 99. Per il mese anche prendiamo le due cifre, per l'anno invece ne prendiamo 4, quindi 9 di 4, che può essere scritto anche così. Mi raccomando. 9 di 4, e cominciamo a scriverlo a video. Inserisci nome. Accept. Qui semplicemente scriviamo accept nome, lui automaticamente prende questo, quindi non c'è bisogno di specificare cose diverse. E display, potremmo, adesso vi faccio vedere, inserisci cognome, accept cognome. Avremmo anche potuto scrivere direttamente accept nome studente, però così facendo si potrebbe creare confusione. Vi farò vedere questo metodo di accettare tutto un intero sottolivello senza andare negli altri sottolivelli quando prenderemo la data di nascita. Cioè, lo facciamo proprio adesso. Inserisci data di nascita nel formato giorno, mese e anno. Quindi GGMMAAAA. E adesso prendiamo accept data di nascita. Perché? All'utente inserirà 0103 1999 e lui automaticamente 01 lo va a inserire all'interno di giorno perché sono due cifre, 03 lo va a inserire all'interno del mese e gli altri 4 li va a inserire all'interno dell'anno perché lui sa che giorno è massimo di due cifre. Quindi poi, arrivata la seconda cifra, dato che io ho detto prendi data di nascita, lui inizia da giorno e poi passa al mese e poi passa all'anno automaticamente. Quindi i dati possono essere presi in input anche così. E a questo punto inseriamo il codice corso. Inserisci codice corso e inserisci matricola. Quindi accept corso, accept matricola. Qui scriviamo no Advancing, ma lo facciamo dopo. Salviamo un attimo, lo chiamiamo rubrica.cob
Io direi di fermarci un attimo.